Mamma, buongiorno. Oh, che profumo di erba bagnata. Quanto è piovuto stanotte? Sono un po' raffreddato. Adesso torniamo dentro l'officina un attimo, finiamo gli ultimi ritocchi e poi la grande ripartenza. Mamma mia, il grande giorno. Grande Lumi, ci siamo, ci siamo. Guarda le zanzare, fuori, dai, una, fuori, ok, due, guarda qui le zanzare, fuori, fuori, ok, fuori, adesso fuori anche Lumi, attenzione, perché oggi data storica, ancora devo fare la doccia, devo finire di caricare, però intanto porto fuori lui. Stiamo per uscire dall'officina Andrea Camper. E mica ci riesco. Devo fare un'altra manovra, perché purtroppo dietro qua ci sono un po' di attrezzi. E quindi non riesco, quindi io mi allargo qua, che non c'è più nessun camper, la prendo molto larga, ecco qua, facciamo questa bella manovrina, poi accendiamo la retrocamerina, ale. Quello è il posto di Lumi, dove è stato qua per più di un mese. Adesso il posto di Lumi è di nuovo on the road. On the road! Allora, adesso parcheggio qua, vicino all'entrata, così finisco di caricare la mia robetta. Parcheggiamo qua. Porta face to face, heart to heart. E qua, e tra un po' varcheremo quel cancello lì dell'Andrea Camper. A tra poco. Eccomi qua. Sono le ore, per la precisione, sono le ore 22:08 e finalmente sono riuscito a caricare Lumi. Ci ho messo una vita a sistemare più che altro gli indumenti, gli attrezzi, tutta, mamma mia, un sacco di roba ce l'avevo. E adesso è pieno. Ora sto per valicare il cancello dell'Andrea Camper. Ore 22 passate del lunedì. Che lunedì è oggi? Lunedì 8 agosto. Ah, ecco, eccoci qua. Adesso mi fermo qua, un attimo qua fuori, e metto il navigator. Oh, eccoci qua, ciao Andrea, ciao William, ciao Naomi, ciao Elena. Stavo salutando Andrea. Ciao Andrea, ciao William, ciao Naomi, ciao Elena, ciao Gaia e Vanessa, ciao.
ciao Marco, ciao tutti, tutta la big family, big famiglia dell'Andrea Camper. A prestissimo, ci vediamo a Parma. Yeah, e ora si parte, partenza, via, ciao! Ma che spettacolo, Lumi on the road, che spettacolo, quanto è bello guidare. Ah, che bello. Oh, ma quant'è che non guidavo? Lumi, quant'è che non guidavamo insieme? Che non solcavamo, non tritavamo chilometri. Un saluto ai tritoni. Tritoni on the road. Yeah, adesso andiamo a fare gasolio, eh? Diamo da bere a Lumi. Diamo da bere agli assetati. Vai, a dopo, ciao. Amiche e amici, allora oggi è il 9 agosto, il giorno non me lo ricordo, martedì, perché ieri era lunedì, giusto? Vabbè, comunque non è importante. Innanzitutto tanti cari auguri Tiziana, e oggi è il suo compleanno, e non so se mi sta guardando, ciao Tiziana. Oggi è anche il primo giorno che mi sveglio fuori dall'officina, sono stato l'ultimissimo giorno lì alle Jardin dell'Andrea Camper, ma oggi è il primo giorno che sto in libera. È un parcheggio, sì, non è detto che tutte le mattine bisogna per forza svegliarsi in posti magici come vedete su Instagram, ci si sveglia anche di fianco ad un parco. Sono vicino a Bergamo, adesso oggi incontrerò il mio amico Stevie Ray Blues e adesso faccio colazione per la prima volta indipendente, quindi non c'è 220, non c'è niente, qui sono completamente isolato e userò per la prima volta la piastra, farò un bel caffettino qua con Lumi. Il nuovo Lumi 2.0, finalmente. Oh, ci sono anche le campane per festeggiare, per celebrare questo momento il rito del caffè, che è tipico di tutti i youtubers più famosi del mondo. Tutti i veri youtubers full timer fanno vedere come si fa il caffè, perché nessuno lo sa fare. Ecco, allora, quindi io adesso collego la piastra, perché qua ho fatto anche il forellino per far passare il cavo, poi dopo qua ce ne sarà una seconda, e sotto c'è la presa della 220. Per la presa della 220 bisogna ovviamente attaccare l'inverter con questo remote control, l'ho detto bene in English? Vabbè, controllo remoto. Con questo, ecco, avete sentito il beep, adesso è acceso l'inverter. Allora, da notare che ieri facendo la strada la batteria è andata subito al 100%, quindi adesso ho le batterie cariche al 100% e quindi i due pannelli non stanno caricando, non c'è bisogno. I pannelli con il Sun Control della NDS sanno quanta energia le batterie necessitano, e quindi questo serve per tutelare e migliorare la vita e la durata delle batterie al litio. Sono veramente favolose, favoloso tutto l'impianto favoloso.
Ecco qua, adesso apriamo anche le tendine, carine queste, molto belle. E metto una mollettina, bando alle ciance, facciamo sto benedetto caffè, perché sennò qui chiacchieriamo solo e poco tanto fumo e niente caffè. Ciao. Allora, prova riuscitissima, 1600 watt per 30-40 secondi. Qua segnava 120 ampere di assorbimento. Adesso i pannelli sono di nuovo in azione, stanno pompando 7-7-8, 7-6-7-8 e è sceso dal 100 a 99%. E beh, 1600 watt sono tanti, eh. Però quando io cucino il riso aspetto che l'acqua vada ad ebollizione e poi abbasso a 400-500 watt. Top, top, assolutamente top. Yeah. Ma è lui o non è lui? È lui o non è lui? È il Coyote Rod. Yeah. Ora dai. Turbo venta accesa da oggi pomeriggio. Vabbè che non consuma tanto, però si vede 100%. In pratica non ha consumato niente. Allora, questo intanto è il Coyote Rod di Stevie, che ha parcheggiato adesso qua di fianco a me. Questo è il piano lavoro che ho messo, provvisorio ovviamente, con tutte le tavole di avanzo che mi ha regalato Andrea. Questa è la piastra che ho fatto, che ho fissato, perché ci ho messo 4 fori per i piedini. Non so se si vede. Vanno dietro il foro e quindi non si muove, e quindi la piastra per adesso è sistemata così. Prezzo sull'Adda, abbiamo appena passato l'Adda e è iniziata in questo momento, a diciamo 10 minuti fa, il grande dietro. Sto rientrando ufficialmente nelle Marche, sono le 18:50, 18 passate, e del giorno 11 Cribio, dai, 11, giovedì 11 agosto. Porca miseria, oh mamma mia, ste rotatori qui cosa c'hanno sotto, il Brecci che si salta così tanto, si salta le rotatori qui, oh miseria. Ecco, andiamo avanti, a dopo, ciao. Oh, queste sono strade che mi piacciono, queste con questo bello odore di letame. Oh, che profumino, nature, tutta nature. Yeah, bella asfaltata, liscia liscia, e campagna tutto intorno, campagna bella. Poco traffico, per fortuna, ancora, incrociamo le dita. Speriamo che continui così. E via si va, on the road, sempre on the road. Siamo ad Agnadello, yeah. Figata, figata. Top.
Allora, cos'è successo? È successo che, niente, stanotte mi hanno fermato, pattuglia di carabinieri, paletta, proprio si sono lanciati nella corsia, nella carreggiata, mi hanno fermato e controllo di routine, revisione, lei ha la revisione scaduta. Porca, ma non è possibile, l'ho fatta, ero convintissimo di averla fatta. E invece niente, scadeva maggio, io maggio ero su ad Asti, fermo, e quindi non ci ho pensato minimamente. Mi sono confuso con la revisione della Panda di mia madre. Non mi è arrivata la notifica, non so perché, o non l'ho vista, non lo so. Comunque, fatto sta che mi hanno fatto la multa. Prima hanno fatto i grossi 180 euro più annullamento del libretto. E poi invece dopo un po' sono andati là, hanno compilato il verbale, 120 euro da pagare entro 5 giorni. Vabbè, quello che mi rompe è che sono 120 euro buttati via. Dopo stamattina, per fortuna, qui a Senigallia, alla Cesanella, all'officina dove vado io sempre a fare le revisioni, sono stati disponibilissimi come sempre, me l'hanno fatta al volo e quindi tutto a posto, stamattina l'ho fatta. Vabbè, comunque niente, adesso dovrò pagare questi 120 euro. La revisione a posto, e tutto a posto, quindi lumi alla grande, e tutto in regola. E adesso, niente, adesso sono fermo qua a Cesanella, aspetto il mio amico prof Ruggine, poi ci faremo un pranzetto insieme. Nel frattempo che aspetto, mi metto un po' a lavorare al computer, vediamo se riesco a completare. C'ho un paio di giornate, sì, di giornate, un paio di puntate già montate che devo ultimare e devo esportare, quindi stamattina farò questo. Poi il pomeriggio non lo so, avevo una mezza intenzione di andare a vedere un concertino questa sera su un lago, vediamo se riesco, vediamo, a dopo, dai, ciao. Allora, siamo al foro annonario di Senigallia e laggiù, non so se lo vedete, il prof Ruggine, che è in live su TikTok, e tra poco avremo il prof Ruggine qua, tutto in live su TikTok, quindi andatelo a seguire, prof Ruggine, tutto attaccato, TikTok, fa delle live molto interessanti. Intanto questo è il panorama che abbiamo io e lui oggi qua da Senigallia. Caffettino, che tra un po' lo facciamo, e ammazza caffè con un buon Varnelli dai Monti Sibilini, come dice il prof Ruggine. Yeah, tutto in live, eccolo lui, prof Ruggine, tutto in live. Questa è la baita, spettacolo. Tutto questo grazie all'Andrea Camper, che non finirò mai di ringraziare. Ci vedremo presto, tutto in live. Eccolo! È lui, eh! No, non ci credo! È il prof! Guarda, ma che coincidenza, oh! Ma me lo potevi dire prima! Ma quanto è piccolo il mondo! Ma io ti aspettavo per il caffè! Tutto in live! Anzi, va veloce! Allora, è arrivato anche il trenino di Senigallia, giusto per vedere Lumi 2.0, cioè la visita turistica per vedere Lumi. Sentite che ha suonato a Lumi. Ciao, ecco, quindi dopo la live con il prof Ruggine su TikTok, seguitelo prof Ruggine, abbiamo avuto anche il trenino dell'amministrazione comunale di Senigallia e l'abbiamo visto tutto in live. A voi la linea, ciao. Donzelle, venite a me, venite ragazze, come dicono in Romagna, ragazze. È il prof, è il grande prof. We'll be right back.
sul mare, eccola qua, la rotonda, e qua abbiamo anche l'amica del prof Ruggine che si chiama, così prof, come si chiama la tua amica? È la donzella bionda con un capello biondo caduto sul bidet. Ah ok, sul bidet. Ah ok, ma... E questa sera ci farà ballare. Ah. È la nostra donzella. Ah ok, ok. Bene, ma come si chiama? Il nome ancora non ce l'ha. È ignoto. Datelo voi. Datelo voi. Il nome è ignoto. Seguiteci sulla live del prof. Tutto in live. Tutto in live. Tutto in live. Intanto dalla baita qua davanti alla rotatoria. No, rotatoria. dalla rotatoria sul mare. Rotonda.